E rieccoci qua. Ammettiamolo, stava andando tutto troppo bene. Se non fosse, vabbè, per il pullman che abbiamo perso, cosa così. Niente, siamo arrivati a Lisbona, tutto bellissimo. Ma nel momento di entrare a casa a fare il check-in, ci siamo resi conto che il check-in è domani, non è oggi. Quindi siamo rimasti in mezzo alla strada con le valigie, in mezzo al parco. E intanto Thomas sta cercando una parte dove dormire. E poi cercheremo un Uber per arrivare al nuovo appartamento, giusto per questa notte. Niente, dai, stava andando tutto troppo bene. Allora, siamo arrivati in questo appartamento per questa notte ed è arrivato il signore per aprirci e fare il check-in. Ma praticamente il proprietario di questa struttura non gli ha lasciato detto qual è la nostra stanza e praticamente ci stava facendo dormire in un container là fuori. Abbiamo detto possibilmente il container là fuori, no. Poi ci ha aperto la casa, la struttura, ha detto sceglietemi una stanza e andate dove volete. Ma non sappiamo. Finalmente ci hanno mandato l'email con il codice per entrare nella stanza. Ma il problema è che non stiamo capendo qual è la stanza. Abbiamo provato a metterlo qui, ma non si apre, non funziona. Bello. E Thomas sta controllando sopra se c'è qualche altra stanza, perché non riusciamo a capire dove dobbiamo dormire questa notte. Ma perché va sempre a finire così, mannaggia. Questa è la porta che porta fuori container, ma non abbiamo il codice, quindi molto probabilmente non dormiremo in un container questa notte. Thomas, trovata? Ehi! Ehi, insomma! Trovata? Mamma la puzza! Questa è la stanza. Dove manca la televisione però. Lo scaldino, no, come quello mio di casa. Questo è il tavolo. Un bellissimo bagno. Questa è la cucina. Però abbiamo una bella vista. Vista impalcatura. Ho sempre sognato di dormire in un posto così. Wow.